Iter rispettato, comunione di intenti tra sindaci per far sì che non ci siano ritardi nell'espletamento dei servizi sociali alla persona in linea con i tempi previsti dai nuovi piani di zona territoriali. Gli enti di Pagani, Capofila, Sarno, San Valentino e San Marzano sul Sarno hanno presentato dunque AgroSolidali, l'azienda consortile speciale che si occuperà di programmazione e gestione dei servizi sociali in queste città dell'agro. Tutto è filato liscio. Sindaci di questi comuni che hanno avviato un progetto comune, ambizioso, che ha portato all'organizzazione del nuovo consiglio di amministrazione composto da soggetti che, attenzione, non percepiranno compensi economici. Con la presidente Francesca Annunziato anche i consiglieri Salvatore Forino ed Ernesto Velardo. Le fasce deboli saranno garantite da un lavoro partito già da tempo, con un'organizzazione che sarà pronta entro il nuovo anno per assicurare servizi per minori, anziani, diversamente abili, oltre che alla gestione di situazioni scabrose e complicate, in particolare quelle di famiglie in condizioni di estrema povertà. Grande soddisfazione, e non poteva essere altrimenti, per il sindaco del comune Capofila, quella di Pagani, di AgroSolidale, Salvatore Bottone. Nuovo piano di zona, l'S103, con la nostra azienda consortile. Abbiamo nominato davanti al notaio la settimana scorsa tutto il CDA, adesso siamo già operativi, è il primo incontro che ho convocato per rispondere a quelle che sono poi le esigenze dei nostri cittadini. Un consiglio di amministrazione dell'azienda molto giovane, una presidentessa giovanissima e valente professionista già. Sì, ecco, sono tecnici del settore, hanno avuto tante esperienze all'interno dei servizi sociali e quindi possono dare un giusto aiuto a noi come parti politiche, ma ancora di più a chi ha necessità, a chi deve dare poi assistenza, a chi deve lavorare sul territorio. È un'individuazione giusta da parte di tutti e quattro i sindaci e credo che queste persone ci possano effettivamente collaborare. Grazie.